Allora, buongiorno, oggi volevo farvi vedere come fare la capanna che ho fatto io. Non è difficile, è un lavoro semplicissimo, solo di pazienza, perché bisogna lavorare molto con l'uncinetto per fare i pannelli delle pareti, del tetto della capanna. E adesso vi faccio vedere io come ho fatto. Allora, io ho preparato delle basi di cartone, ne ho preparati due in questo modo, poi ho preparato una base di cartone più grande, come vedete, e un'altra ancora più grande per fare il tetto. Allora, queste sono le basi di cartone. Questa è il dietro della mia capanna, questi sono i laterali della mia capanna, da mettere in questo modo, vedete? Così, e poi il tetto. Allora, la mia capanna è abbastanza grande perché i miei pupazzetti sono alti circa 15 centimetri, quindi la capanna è di 20 centimetri per 30. Dopo aver fatto le basi, ho preparato dei pannelli. Fare questa capanna è semplicissima, ci vuole solo un po' di pazienza. Ho preparato dei pannelli grandi come le mie sagome di cartone. Quindi ho fatto, vedete, un pannello a maglia bassa. Anzi, per essere precisi, ne ho fatti due a maglia bassa, il davanti e il dietro. Il davanti e il dietro, vedete, ne ho fatti due, io ho fatti di due colori diversi, perché ho fatto un po' di riciclo, come si dice, con le lane che avevo. Quindi ho fatto l'interno della capanna, l'ho fatto più chiaro, vedete, così, e l'esterno più scuro. In questo modo. Bisogna cucire insieme con l'ago o con l'uncinetto e internamente lasciare il cartone. Io ne ho fatto già uno, vi faccio vedere. Eccolo qua, vedete? Poi alla finestrella l'ho decorata in questo modo, ma voi potete pure lasciarlo semplice. E quindi ho fatto il primo pezzo. Bisogna fare quindi due pannelli in questo modo, che sono i laterali della capanna. Questi invece, che sono senza apertura, vedete, ne ho fatti sempre due, saranno i due pannelli per il dietro. Sto facendo anche, scusate, qui con tutti questi fili diventa un'impresa. Sto facendo anche il pannello più grande, vedete, per il tetto. Adesso continuerò a fare tutto il pannello e poi vi farò vedere come monto i pannelli fra di loro. Volevo dirvi, io vi faccio vedere come fare la capanna base, diciamo, la mia base. Poi naturalmente voi potete decorarla a piacimento. Quindi, come vi ho già detto, la capanna non è difficile, sono tutti pannelli a maglia bassa, lavorata in righe di andata e ritorno, e dentro a questi pannelli inserire un cartone per far mantenere rigida la capanna. Allora, ci vediamo tra un po' e vi faccio vedere come cucio fra di loro i pezzi. Grazie. A dopo. Allora, ho preso i due pannelli che formano un laterale. Io ho fatto la finestra, come vi avevo già fatto vedere, e adesso li unisco insieme in questo modo all'uncinetto.
Quindi prendo una maglia da un pannello, l'altra maglia dall'altro pannello e lavoro una maglia bassa. Lavoro a maglia bassa, vedete, intorno ai bordi del pannello, prendendo sempre entrambi, vedete. Le parti. Ecco, faccio questo tutto intorno prima di fare richiudere l'ultimo. Qui l'ultimo, inserisco la sagoma di cartone. Allora andiamo avanti facendo maglie basse tutto intorno e ci vediamo quando arriviamo al quarto lato per poter inserire il pannello. A dopo. Ho cucito i tre lati, adesso inserisco il cartoncino dentro la tasca, in questo modo. Ho inserito il cartoncino e continuo a chiudere la parte superiore. Maglia per maglia, lavoro la parte superiore. In questo modo. Vedete? Continuo fin qui e poi con lo stesso sistema chiuderò qui in tutto intorno per formare la finestrella. Ci vediamo alla fine. Allora, ho fatto tutti i pannelli e li ho cominciati a cucire. Ho cucito il primo pannello alla retro della casa. Adesso cucio un'altra finestrella al dietro, vedete, della casa. Quindi, sempre io le so cucire tutte in maglia bassa, quindi inserisco dall'angolo, prendo il filo in questo modo, blocco con una catenella e comincio a cucire a maglia bassa, quindi 1. Prendo tutti e due i lati, vi faccio vedere, davanti e dietro e maglia bassa, davanti, dietro e maglia bassa, davanti, dietro e maglia bassa. Questo fino alla fine, qui. Ci vediamo dopo. Ho cucito tutto il lato del pannello, vedete? Taglio il filo. Qui. Naturalmente, adesso dovrò rifinire e fermare tutti i fili. Vedete? Con l'ago rifinirò tutti i fili.
Ho fatto, come vedete, non so se si vede bene, la base della mia capanna, i due laterali. Io l'ho fatto in modo che posso chiuderlo e quando lo metto a posto mi occupa poco spazio. Vedete, si apre al libretto. Così, e sopra metterò il tetto. Eccolo qui. Vedete, questo è il tetto. Naturalmente poi voi potete decorare le finestre come volete. Io la prima finestra l'ho decorata così, questa la lascerò semplice perché poi farò delle decorazioni, metterò una scaletta per far salire gli animali, non lo so, poi strada facendo deciderò come abbellire la mia capanna. Spero di essere stata chiara. Se avete bisogno di qualche informazione in più, sono sempre disponibile. E ci sentiamo alla prossima, al prossimo tutorial. Ci risentiamo per il prossimo tutorial. Grazie mille.